E ben a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Quest'oggi sto avendo un po' di problemini ad avviare la live. Ok, sembra che dovrebbe andare tutto bene. Sì, di fatti non mi vengono fuori manco più i nomi. Perfetto. Come ben vedete, siamo tornati sulla Coronella. Siamo tornati sulla Coronella per far che cosa? Per andare a vedere tutti quegli update che sono stati cambiati nella mappa. Ciao Dante, sono. Ho iniziato da qui, ciao mani, perché volevo farvi vedere. Adesso si vedono un po' male. Non so perché non ho avuto l'idea di metterlo qui davanti il. Il modder il cartello degli orari, ma li ha messi sui cancelli nel senso che una volta che si apre il cancello voi non vedete più a che ora apre. Comunque ve lo dico io: in ogni cancello ci sono scritti gli orari. Questo qui, per esempio, era dalle 7 alle 21. Anche se personalmente mi si è aperto alle 9, per cui partiamo già con una, una mancanza. Ciao Fabio, buonasera a te. Eh, ragazzi, devo essere sincero. Preferivo la coronella di prima, perché? Perché poi man mano che andiamo... Ciao Franci, benvenuto. Man mano che andiamo avanti vi spiegherò, perché prima si potevano toccare con mano le forme, tutte quelle cose lì, adesso abbiamo peggiorato tanto sia la definizione grafica della mappa e sia anche la disposizione della mappa, per cui secondo me ha cancellato in maniera un po'... Ha cancellato in maniera un po' brutta tante, tante culture. Comunque, bando alle ciance, ragazzi. Eh, vi faccio vedere. Allora, si partirà solo con la farm di sopra e, e solo col campo 10. Per cui, già mi sembra che ci hanno tolto un campo perché prima ce n'erano due forse di campi. E va bene così. Per il resto ci sarà da comprare veramente un futtio di roba e costerà molto di più perché adesso il valore di, di questo qui è di 233.000 euro, mi sembra che prima era molto meno. Questo qua è quello per fare il compost praticamente, poi ogni tanto si frizzano, vedrete che si frizzano anche le icone. Allora la stalla dei maiali è rimasta in basso qua. La stalla delle pecore è rimasta in basso qua. Questa fattoria potete anche non comprarla più perché la farina non si trova più qua, per cui io ve lo faccio vedere, la vendiamo direttamente perché non ci serve più a niente. Ok, eh, le mucche sono rimaste qui, non hai più da, eh, da lavorare. La lavorazione della farm e eh, lo so. Adesso se, se aspettate un attimo, vi spiego tutto, poi, se mi sono dimenticato qualcosa, potete intervenire. Allora, qui sono. Eh, Di fatti, ho appena detto che qua non servirà più a niente perché non c'è più la, eh, la fabbrica della farina. qua dentro. In questa farm qui, eh, qui è rimasta quella delle mucche. <coughs> poi le galline sono rimaste nelle varie fattorie in alto qui adesso ci sarà da comprare se volete fare i cavalli qua qui per fare una determinata fabbrica che dovrebbe essere quella di girasoli e eh, dell'olio di girasole e qui vi servirà per comprare per forza non c'è più la farina sulla mia farm che schifo eh, purtroppo sì allora qui c'è un silo che siete obbligati a comprare se volete fare i pellet perché ci saranno i pallet? Scusate, non i pellet, i pallet che sono i bancali che vi serviranno. Que e se volete fare i bancali, vi servirà questo compost qui che non, non c'è, cioè, questo silo di compostaggio. Che dopo andremo a vedere. Allora, incominciamo dall'alto. Andiamo a vedere subito la prima fabbrica, come è cambiata. Allora, visita. Ok, ragazzi, come potete vedere dalla mappa la mini mappa frizza tantissimo per cui allora qui ci sarà il vostro cancelletto voi entrate poi verremo anche col trattore eh, non vi preoccupate questi qua li ho installati io la cosa buona è che la mappa pesa 300 mega invece di 520 530 quello che era qui vi spawneranno semplicemente i bancali pieni di olio di semi e di qui invece andrete a buttare i vostri semini di girasole ok di fatti non si può neanche più chiudere la serranda come vedete le texture sono peggiorate tantissimo sono peggiorate veramente tanto ma veramente tanto adesso tranne questi i pilastrini che sono fatti bene tutto il resto della fabbrica a mio parere sembra sfocata per cui allora, di là ci sono i cavalli, ma non sono cambiati per niente. Se noi invece giriamo per di qua, c'è sempre il nostro punto vendita. Ma a noi ci servirà comprare questa zona qui. Ecco il mio Chris, incazzato. È abbastanza sono abbastanza deluso, sinceramente, sì. Allora, questa zona qui non vi verrà non c'è neanche un cartello che ci dice che cacchio andarci a buttare dentro. Ebbene, ragazzi, ve lo dice il vostro Chris. Qua dentro dovete venire a buttare solo cippato. Difatti il cippato è stato rimosso come componente per poter fare il compost per cui il compost adesso si farà con tre componenti, paglia, eh, canne da zucchero, se non ricordo male, e l'etame. Il cipato si può portare qui a fare la biomassa per fare i pallet. Per cui voi verrete qua, farete la biomassa per i pallet, poi la carichiamo e la portiamo nell'altra fabbrica dove andremo a fare i pallet. Per cui ragazzuoli... Io a sto punto incomincerei a viaggiare col mio trattore e vedrei di raggiungere la prima zona, così possiamo incominciare a vedere che c'è da fare. Io mi sono installato tutto il trattore come si deve, così che possiamo farci un giro in tutto e per tutto a vedere ma dove cazzarola sto andando. E eh, infatti adesso ci sono ancora gli alberi. Che io dovrò rimuovere sempre se deciderò di rigiocarla sta mappa perché sinceramente guarda sono veramente. Sono veramente amareggiato. Sono amareggiato per tante cose sinceramente. Non, non mi piace più le produzioni fatte in pellet. Poi su console abbiamo la rottura di coglioni che non si può non ci sono autocaricanti pioppo per le biomasse il pioppo mm. vabbè il pioppo è cippato eh? quando tu hai il pioppo lo cippi e eh? non è che è cippato sempre il pioppo non è che il pioppo fa la cultura del pioppo il pioppo una volta che lo tagli diventa cippato per cui è cippato allora qua ok ci siamo quasi così mettiamo in funzione la fabbrica del dei semi di girasole ah comunque diceva che doveva aver annullato i frizz io sinceramente sinceramente qualche frizz l'ho beccato allora però non voglio, non voglio eh, fasciarmi la testa prima di rompermela come di, come di solito. Allora succede. Allora, ragazzi, facciamo partire le fabbriche. Poi pian piano che perdiamo tempo. Andiamo a vedere le produzioni. Per cui sarà una live abbastanza lunghetta. Eh. Allora, questo qua l'ho messo io. Ma voi non prendeteli in considerazione, sti silos. Perché se mi dovrei mettere... Vedete i frizz? Guardate, ecco, vi ho detto tutto. Eh, prendete in considerazione che se io mi dovrei mettere a coltivarvi tutto per farvi il test, il test map, è veramente una cosa impossibile, per cui devo metterli per forza questi. Poi c'è veramente poco spazio per le manovre. Mamma mia, cioè, se venite qua con un cassone grande o entrate in retromarcia, oppure non potete fare, non potete fare niente. Assolutamente. Si fa una fatica immane. Poi, se c'hai anche il caricatore davanti, non ti viene scritto neanche se accetta i Non ti viene più scritto se accetta il girasole. Vedete, non ci sono più peggio, peggio di prima, assolutamente peggio di prima. Ok, come potete vedere ragazzi, poi sicuramente ci sarà qualche update. Eh. Adesso vi fa vedere che è entrato, i girasoli sono entrati, incomincia, eh, è incominciata già la produzione. Non ci avremo più niente da accendere, non avremo più niente da schiacciare, anche la cosa di far partire la pompa per il latte era bella. Se metteva le volpi almeno si giocava la caccia alla volpe. Eh, se le metteva. Almeno si tagliavano le code alle volpi. Allora, eh, andiamo a vedere pure questa storia di qua. Per cui, ragazzi, qui mi raccomando è cippato. Perché penso che non vi prenda altro. eh Adesso, però, facciamo le prove. Facciamo le varie prove. Ok. Allora, vediamo un pochettino se ci prende già anche la biomassa, sto silo. Comunque dovrebbe essere uno è cippato e l'altro dovrebbe essere la biomassa per, il cippa per fare. No, non ce la dà questo silo squad. Per cui siamo anche obbligati a doverla fare per forza. Per cui cippato Dai, che 8000 possono bastare. Maledizione quanti alberi che ci sono. Bene, 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 bene. Ok. Come potete vedere già cambiano le texture. schiacciamo tutto per benino 90 90 100 perfetto oh, allora vuoi scendere non voglio fare polemiche ma do tutta colpa al mio modder e a chi si sta sempre a lamentarsi no no al modder non gli puoi dare colpa il modder l'ha detto lui ha dovuto cambiare perché c'era gente che si lamentava per cui il mod non ha colpe, non ha colpe mai. Allora, coprisilo, fermentazione biomassa e via. Adesso, diciamo che abbiamo due produzioni all'attivo, possiamo dare anche un'occhiata se frizza un po' la mappa. niente allora grazie mille per il follower natashball e benvenuto uh, allora ragazzi no non sono in multiplayer sono in single player sono in single player allora ragazzi intanto che qua si fanno le cose noi ci prendiamo il nostro cassoncino e ci andiamo a vedere le altre produzioni. Perché qua ci vorrà un bel po' a farsi, questa cosa qua. Per cui, sopra qui abbiamo la produzione dei semi di girasoli, più questo chiamiamolo bunker per fare la biomassa per fare poi pallet ok, che però non gli ha dato un nome per cui non saprei proprio come chiamarvelo ok, allora interno così diamo un'occhiata se ci sono vari frizz eccoli qua i lampeggi non sono cambiati assolutamente e, e vi ricordo che stiamo giocando su una PS4 Pro per cui boh, lascio poi a voi le indiscrezioni Ora io non so su PC come si comporta perché non l'ho provata su PC. Eh, dovrò andare a dargli un'occhiata anche su PC a sto punto. Almeno lì si può giocare con gli autocaricanti. Allora, vediamo qua dove cacchio ci troviamo. Ok. Dobbiamo scendere giù di qua. Tanto vale giocarla con la Season. Beh, oddio, su console. Comunque, giocarla sulla Season ci sono altre migliaia di mappe per giocare sulla, con la Season. Eh, su console, l'unica cosa di veramente utile sta mappa rimane la produzione. E che te la vuoi scaricare, sei obbligato a aggiornare. e fan... eh, sì, eh sì, esatto. Allora ragazzi, andiamo nelle prime due fabbricozze, però comunque lampeggia ancora, eh. questa cosa hanno detto che l'avevano risolta, ma purtroppo. Allora per questo qua ci servirà il latte, comunque questa qua è la nuova fabbrica del latte. Anche qua, come potete vedere, non c'è niente di animato. Venite qua vicino, dove c'è il trigger, scaricate il vostro latte e poi vi spawnano di dietro i bancali. Basta, semplicissimo. Non ci saranno forme da prendere, non ci, saranno, non ci sarà niente da prendere. Qua buttano fuori i bancali e davanti, le texture come potete vedere, sono veramente orribili. Ma orribili, orribili texture, veramente. E vabbè, allora il latte. Adesso non siamo non abbiamo la botte dietro per cui tanto una produzione vale l'altra. Adesso non ci sarà più nessuna texture da guardare. Vi, fa, vi spawnerà bancali e basta. C'è poco. L'unica cosa che mi interessava guardare sono le due produzioni nuove, quelle sono veramente interessanti. Allora, questa qui è il centro di vendita. Andiamo più avanti, dovrebbe iniziare ecco qua. Questa qui è la famosa fabbrica dei pallet che vi ho, parla che vi ho parlato, pellet. Però anche questi pellet qui Ah, non sono pallet, sono pellet, sono tipo quelli che usciranno venerdì eh, il 7, però sinceramente non ha a confronto non, non c'è a confronto. Sono i pellet, per cui sono quelli per fare. Vedete? Questa qui sarà la texture che ci uscirà lì una volta che sarà arrivato al 100%. Noi veniamo qui, scarichiamo. Non faccio la multiplayer perché ormai ho iniziato la live. Poi ero da solo e sinceramente non. Quando io inizio, quando io faccio le spiegazioni preferisco farle da solo perché in multi mi veniva fuori, viene fuori troppo complicato, sinceramente. E poi se mi, salta, se mi salta il server che in questi giorni non è detto che sia impossibile, tipo l'altra volta mi era saltato il server e mi sono bruciato la live, perché poi mi tocca ricominciarla da capo e con Tutti i problemi che ne sussiscono, per cui è per quello che non la faccio in multiplayer, così che vi ho spiegato anche questo problema. Il problema è che adesso c'è troppa gente attaccata e, e non va bene. Non va bene giocarla in multiplayer, specialmente se devo fare una, eh, diciamo, un test. Preferisco giocarla in single. Ah, il benzinaio è rimasto qua ci ha aggiunto le sbarre se non ricordo male dopodiché andiamo nelle altre due fabbriche che sono sempre uguali eh, sono sulla falsa riga sono sempre le stesse non cambia assolutamente niente Devo andare a vedere però quelle dei bancali perché quelle sembrano un po' più interessanti sinceramente. Ok, proseguiamo per questa strada qui e arriveremo. Come vedete le mucche, qualcosina ha detto che l'ha cambiata. Io sinceramente non ho visto questi grandi cambiamenti. Hanno alleggerito molto la mappa per cui texture scarse eh, hanno tolto tante cose poi se capita vi porto a vedere nella fabbrica della farina praticamente ha lasciato i quadranti attaccati al muro e ha levato tutto il resto della fabbrica ha levato i banconi ha levato tutto per cui si è alleggerita perché giustamente i poligoni sono andati a diminuire ma non perché è stato fatto un lavoro della madonna eh? allora queste qua sono assi di legno queste qua sono le assi di legno laminate prima del eh, una delle due nuove produzioni ok però anche qua vedete non vi dice che cacchio buttarci dentro però vi avvicino adesso vedete i pell e ehm, il cippato per cui questa qui la portiamo questa qua la facciamo partire ecco come al solito c'è sempre qualche rom. sono tutte strettissime ste cacchio di ste cacchio di fabbriche eh? allora andiamoci a riempire quella così le mandiamo tutte avanti e vediamo se ci frizza allora dov'è cippato pieno di cippato un bel pieno di cippato e via poi questa qua la girerò anche su youtube così che se, hanno, se qualcuno ha qualche dubbio lo potete eliminare ok adesso è partita quella del cippato vediamo un pochino Dove cazzo? Ah, okay. produttività del frantoio, produttività delle tavole ok siamo partiti anche anche con lui che rottura di pallet sto braccio. Ok, già che ci siamo, ci facciamo qua il pieno anche di frumento. Un bel pieno di frumento. Ok. Come potete vedere, produttività della farina adesso non servirà più neanche il secondo componente, ci sarà soltanto il frumento, per cui anche qui è stata ci ha dato un handicap. Era una bella cosa l'idea di poter usare due culture per fare la farina e invece ci ha tagliato anche questa. Adesso si potrà usare sempre e soltanto il frumento. Per cui adesso continuiamo per questa strada e dopo la curva sbucherà la fabbricazza della farinazza. Ok. Per cui guardate bene dove si trovano le due fabbriche, quella per le assi vicino al campo 29, quella della farina è vicino al campo 34. E Adamo! Eccola qua, produzione della farina. Cosa c'è di nuovo? Eh Adamo, adesso non ti sto a rispiegare tutto perché sennò perdo il filo conduttore del discorso, però. Poi quando è finita te la vai a riguardare, ci sono assi, ah sì, c'è un po' di roba nuovo, però adesso sto, sto andando dritto come un treno, se no la live mi dura 5 ore e voglio evitare dato che la devo poi ricaricare. Eh, mi spiace anzi se parlerò poco, però sto cercando più che altro di spiegare cosa bisogna fare e dove va fatto. Ok, come vedete la farina praticamente... Servirà soltanto frumento, le assi servirà solo il cippato, qua i girasoli. Qui adesso andremo a mettergli la biomassa che ci serve e qua il latte. Questa del, del formaggio non ve la faccio neanche partire perché tanto la conosciamo bene, sinceramente. Solo gli oggetti nuovi, dimmi, non serve che mi spieghi o mi fai. Eh, no, serve, serve perché <ride> sul mio canale serve perché io le faccio in una certa maniera le, le cose. Se a te non ti serve, poi è un problema tuo, però a me serve, serve che, che dopo non deve esserci nessuno che mi dice che ti sei dimenticato qualcosa. Per cui ehm, mi serve a me per non impazzire. Allora, ragazzi. Così che vi spieghiamo subito tutto allora farina sopra il campo 34 so, eh, di fianco al campo 29 si produce eh, si producono le assi poi qui adesso io perché non ho messo manco i nomi non mi ricordo una delle due comunque questa sulla strada dovrebbe essere il latte eh, il formaggio e questa qui dovrebbe essere come, se no rimane la curiosità, questa qui dovrebbe essere. Mamma mia, ci sono appena passato. Allora, che cazzo era questa. Si, sì, comunque ha fatto un lavoro. Un lavoro che non mi piace. Ah, ok, questa qui è quella dei pellet per, giusto per farvi capire che diventate sceme. No, non è farina, allora. Questa è pellet sopra il campo 28, sotto il campo 21 c'è quella del formaggio e su in alto in alto qui sopra il campo 11 avete quella dei girasoli. Invece il bunker che vi servirà per fare la biomassa per questa fabbrica, per questa fabbrica qui dovete per forza comprarvi questo bunker che è di fianco al campo 4 buona non c'è nient'altro da dire ora finiamo di fare quello che stavo facendo perché se no sono cambiati i posti sono cambiati i posti solo delle fabbriche degli animali i posti sono sempre gli stessi e ve l'ho fatto vedere all'inizio della live per cui ragazzi mi spiace se non ritorno sui miei passi ma io devo tirare avanti non posso tornare indietro ok eh, adesso allora di là l'ho fatta partire di qua l'ho fatta partire adesso non ci rimane altro che tornare mandare avanti il tempo eh, mandare avanti il tempo e intanto ce ne torniamo su sì Ce ne torniamo su. Io voglio fare queste live, queste spiegazioni in live per essere a contatto col pubblico. Però non posso ridire 15.000 volte le stesse cose perché sennò la gente che poi le risente sull'altro canale mi dice non le guarda, capito? Per cui mi spiace se qualcuno si offende, tanto il mondo è grande come si suol dire. Dimmi solo una cosa: devo portare i pallet e poi darli alle altre? Mm, no, perché non sono pallet, sono pellet, che è una bella differenza. I pallet sono quelli che stai dicendo tu, i pellet sono quelli che servono per scaldare con le stufe. Per cui eh, c'è una grande differenza. Non sono fabbrica di pallet, ma sono fabbrica di pellet. Bravo! Quindi adesso vendi e basta tutto, vai a prenderli con i bancali e li vendi. Non fai né più né meno, almeno prima potevi spostare le forme di formaggio, potevi spostare i sacchi della farina. Allora se, se rimaneva come prima, personalmente mi piaceva di più. Poi molti non saranno d'accordo, quello che vuoi, ci sarà la gente che si lamenterà con quello che sto dicendo non mi interessa è una cosa personale lo sapete io le cose dico quello che penso e a me se una cosa non mi garba non mi garba eh, non ci posso fare niente specialmente su console ripeto perché magari su pc può essere anche figo eh! su pc può essere anche figa questa cosa qua peccato che però su console non è non è proprio questa gran bellezza, no? Allora, dovevamo restare a farmare di formaggio e olio? Eh, dovevano, purtroppo non è rimasto proprio niente in farm. Allora, la biomassa, come siamo messi? Cacchio se ce ne vuole di tempo, allora... Ok. Ah sì, su questa mappa sì, ma infatti da PC non sarà la mappa, non sarà la mappa della vita. Eh. Allora, almeno qui adesso si può dormire senza rompersi le palle, perché prima non te lo prendeva il trigger per dormire. Allora, adesso ci abbiamo funzionanti tre fabbriche più la biomassa. Vediamo se frizza. Ok, dormiamo, dormiamo. Che ore sono? Le 21, facciamo... 12 ore. Vediamo cosa succede. No, facciamone 10 perché non voglio rischiare. Vediamo se frizza. No! Almeno mentre vanno le produzioni non frizza più. Ed è già un punto a suo favore. Molto bene. Eh, molto, molto bene. Questa cosa qua è interessante. È l'unica cosa interessante che ho visto fino adesso, allora. Biomassa ragazzi, come potete vedere è stata fatta la biomassa. Ciao ragazzi, buonasera. A chi non è stato qui dall'inizio lo invito una volta finito la live, se volete ragazzi andatevi a rivedere la live che vi spiego le cose all'inizio più che altro. Ok, ma ti salgono i soldi in automatico. Eh sì! Hanno sistemato tutto per adesso. L'unica cosa che hanno sistemato sono i frizz di quando vanno avanti le produzioni. Ma personalmente, come stavo dicendo prima, non mi piace. Allora, ehm, mi salgono i soldi in automatico perché ho messo i cartelli. Come ho spiegato anche prima, eh, ho dovuto mettere in giro dei silo e ho dovuto mettere dei cartelli per i soldi perché io non è che mi posso mettere a, a coltivare i campi per farvi per farvi a voi il test eh, questa qui non è la mia partita cioè non è la mia partita questa qui è un test per cui mi sono accomodato per il test scusami sto al lavoro una domanda gli slot gli slot gli slot di base adesso saranno molti di più perché ho dovuto fare degli acquisti dovuti alla, alla partita. Però si partiva con 800 slot più o meno. Come mega è diminuita, come slot neanche più di tanto se devo essere sincero. Non so quanti slot abbiamo ho letto che hanno diminuito gli gli che gli slot se siete convinti secondo me ne avranno tirati via una cinquantina sì ah, il peso della mappa si sì, hanno tolto 200 mega mm, Sì, una cinquantina di slot te li ha tolti dai Allora, adesso siamo garage siamo a 916 e ho comprato il Deuts la forca, il cassone. comprato poca roba. Cioè, tutto sommato. Sì, sinceramente non lo so che cosa è migliorato. Eh, ragazzi, body slot. Comunque è vero che ha tolto le produzioni. Le produzioni quelle che si fanno a pezzo, ma è anche vero che ci ha messo i bancali. Sicuramente ogni bancale occuperà uno slot e tante altre cose. Eh, per cui eh, ci sarà da fare i conti con un'altra cosa sicuramente. Ok. Prossima volta mi prendo una cacchio di ruspa. Oh, costa cacchio di paletta, ci vuole una vita. almeno Dani ci mette solo 4 ore 59 al posto di 5 no beh come mega da scaricare vi ripeto sono cambiati più di 200 mega la roba non si vende da sola te la devi caricare sul cassone e te la devi andare a vendere adesso che saranno pronte le produzioni facciamo anche la prova eh Adesso, questo qui lo dovevo fare per forza per farvi vedere. Per farvi vedere come si parte a fare la, la fabbrica dei, pe, dei pellet. Sì, perché qua dicevano la fabbrica dei pallet, ma in realtà non sono pallet, ma sono pellet. Bisogna fare un nuovo salvataggio, però. È eh, quello è poco ma sicuro. E se lo sapevo, non l'avrei fatto l'update. Sono, sono sincero sono sincero mi sarei tenuto i miei frizz però non l'avrei fatto l'update ok signori per cui in questo bunker si metterà soltanto la... il cippato e diventerà una biomassa speciale per fare dove cacchio sto andando allora perché prima ti salvi... no allora Ve lo ripeto l'altra volta, ho dovuto mettere i cartelli per i soldi, perché se... Eh, non, so, non so come fare a spiegarvelo, quando uno fa un test mod ha bisogno dei soldi per comprarsi la roba, per cui ho lasciato dei cartelli e in automatico saliranno sempre i soldi, ogni ora saliranno soldi. Non so se mi avete capito, eh. Guardate, ho i cartelli, vedete i cartelli? Questi qua danno soldi, ecco, per quello che mi stanno salendo i soldi, non perché stanno vendendo le produzioni. Eh, ma a quanto pare non, non riuscivano a capire che ho... <ride> Vabbè prossima volta giuro che li tolgo, eh, così che perlomeno nessuno si fa strane idee su, sulla mappa. prossima volta li vendo tutti, così non salgono più i soldi. Mi dispiace che la connessione carica e continua. Non capisco un tubo che tristezza. Eh, mi spiace, ma quello è un problema tuo, non ti posso aiutare. Prossima volta, se lo fanno da solo il test, eh. Lasciamo perdere, va. Ho ancora da aggiornare la mappa. Eh. Allora, passiamo un attimo da qui. Eh, che palla ma se io potevo tornavo indietro sinceramente però sono stato obbligato a doverlo aggiornare per portarvi il test a voi vabbè ah anche io ci gioco cioè, ci gioco io ci, ci giocavo perlomeno allora dobbiamo andare a farlo di qua ok Per lo meno ci giocavo, dai. E eh vabbè, vedremo un po'. Vedremo un po' se mi verrà la voglia di ritogliere gli alberi, sinceramente. Non, non lo so. Eh sì, sì, sì. Purtroppo sì. Non ho capito, dici che sia meglio. Eh, per te no, per quanto riguarda te Dani ti consiglio di aggiornarla perché sono, quel, sono le cose che piacciono a te, però per come gioco io no, non l'avrei aggiornata sinceramente. Però per te ti consiglio... Di, di aggiornarla. Per te Adamo non ti conosco così bene da poterti dire se aggiornarla o meno. Comunque ragazzi aggiornatela perlomeno il, quando funzionano le, le produzioni non vi frizza più perché sennò dovreste far andare una produzione per volta. Diciamo se vi dà fastidio far andare una produzione per volta vi consiglio di aggiornarla. Se non vi dà fastidio quella cosa di dover fare una produzione per volta non la aggiornate perché vi, vi, rompe, vi rompe. Ok, siamo arrivati come vi avevo detto prima. Non sono pallet, sono pellet. Vedete la, la foto del camino? Sono quelle per pellet, non pallet. Dani, aggiornalo oggi così ci puoi giocare domenica. <ride> ok, poi, sinceramente, ha fatto ste cacchio di, di produzioni. Veramente, ma veramente. Strette, veramente troppo strette. Pure con un cassone così piccolino ti rompe. E eh beh, certo, gli ha messo la collisione ai pali. Gli ha messo la collision a tutti Gesù Cristi. Ok. Poi, quando andate indietro, come potete notare, non vi dice che qua si può scaricare. Dovete darglielo voi il consenso, non, non ve lo dice. Trucidateli. Esatto. Quindi, buttiamo la biomassa che abbiamo fatto dall'altra parte. Come potete vedere, bugga la biomassa perché mi rimane 8000 sul cassone, ma non scende Beh, molto bene. Molto bene. Come potete vedere, vi bugga anche la biomassa. Questa qui è una cosa che mi fa incazzare tantissimo. Boh. Non capisco perché non funziona. E infatti non ci sta caricando niente. Ciao Giuliano, se non l'hai ancora aggiornata non aggiornarla Giuliano. Eh no, questa qui purtroppo non ci va. Ma che cazzo. Mamma mia, peccato. Eh, succede che personalmente fa veramente schifo. Allora. Alleluia. Insomma, se gli date voi lo svuotamento, non ve lo prende, dovete, dovete girare in giro finché non trovate il punto dove si può scaricare semplicemente ragazzi. Eh, produttività, produttività produttività ok ora abbiamo gli 8000 litri sui pellet ok per cui di regola dovrebbe incominciare a breve a produrre pure qua ok intanto ci facciamo un giro di nuovo allo shop che devo. ho da fare una cosa. Ah, dove cacchio ci troviamo? Di qui devo fare il giro da su. Ok, ce ne andiamo di nuovo allo shop che devo modificare il cassone. O semplicemente lo lascio giù il cassone. Semplicemente. Cosa succede, Cri? Perché sei depresso? Ma. E Giuliano, ti, <ride> Giuliano, ti aspetto per i cugini. <ride> e poi lo vedrai se dopo riesci a riguardarti la live capirai un po' di cose, sinceramente. No, quella lì è la texture, non è che si è fermata la roba sul trigger, è la texture che ha messo il, il mod per farti capire che cosa devi andarci a buttare. Bocciata. Mm, Ni, ha, ha migliorato alcune cose, ma ne ha peggiorate tante altre, sinceramente. In questo ah ci sono due benzinai adesso, per cui ce n'è anche un altro, perché c'è quello con le sbarre e questo qui. Adesso ci ha messo un altro benzinaio, ci ha messo, mi sa. E 50 e 50, Giuliano, sono un po' indeciso, sinceramente, perché da una parte ha tolto i frizz, ma dall'altra mi ha combinato un casino. E le fabbriche funzionano. Eh, se adesso, adesso andiamo a vedere adesso se funzionano. Adesso andremo a vedere se funzionano. Adesso andiamo, adesso andiamo. Ok, giù questo andiamo a modificarlo. Comunque si sente dalla voce. <ride> che cosa si sente dalla voce? <ride> che sono depresso. <ride> ok veramente è eh, un po' scoglionato se devo essere sincero <coughs> se devo essere sincero un po' mi ha scoglionato sì. Sì. non posso mentire lo sapete che sono talmente, sono talmente onesto che quando un po' ti scogliona grazie mille Dani quando un po' le cose non vanno come le avevi pensate? Sì, un pochettino, mamma mia! Un pochettino mi ha depresso la mappa. Prendi un vaglio. No, così vado a dormire direttamente se prendo il vaglio. Poi ha messo ste qua. Ste fabbriche in giro disperse. Cioè, per far per farvi capire cioè quanta roba dovete comprare se volete tutte le mappe. Tutto quello verde va comprare. Volete tutte le fabbriche, tutte le, le stalle dovete comprare tutte queste cose verdi che vedete. È, è l'unico modo per avere tutto. Per cui dovete comprare un macello di roba. se comprare un macello di roba e c'è cioè, e costa veramente un macello di soldi. Allora, tagliamo un po' la rotonda perché sennò qua divento... Ah, io ecco! Perché voglio fare le cose che si ribaltano i trattori qua? Ecco qua l'altro benzinaio, non ho capito, ma prima non c'era sto benzinaio però, non me lo ricordo, eh sto benzinaio. Uno ha le sbarre e l'altro no. Si apre? Ok. Almeno questo, qui, allora è un benzinaio nuovo, mi sa. Ero contento che è arrivato l'aggiornamento, invece sento che è una delusione. Eh, ma magari a te piace, Dani: a te piace perché te non volevi tutti, tutte le, le forme di formaggio, tutti i bidoni. A me invece la cosa dei bidoni piaceva tanto faccio un metro la e compriamo la mappa e la rifacciamo come era prima la rimettiamo come era prima <ride> comunque i flash che vedete in giro non li ha risolti molto eh? non li ha risolti molto i flash li vedrete ancora ok allora veloce 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 vediamo un pochettino se ci fa vedere qualche cosa allora è colpa di Dani se stavi zitto era, era così <ride> questa qui non è che è rimasta bloccata è la texture che vi ha messo il modder perché almeno sapete che cosa dovete andare a buttare che cos'è successo? avete visto che è volato un pallet da qualche parte avete visto i pallet come volano? questo è un bug, eh? guarda Oh! Avete visto? Che mi è capitato davanti? Chiudere la porta. Vi vedete sti pallet? No mio dio! Ma... Ah no, a me è proprio quello che mi piaceva. La modalità di carico della... Adesso vedete che ci sono in giro i pallet che... Che corrono? no no veramente buh. non ci posso credere mamma mia li vedete sti pallet io non sinceramente non ho la più pallida ecco questo qua mi ha chiuso il cancello bah. Sì, giusto un piccolo bug eh? che non hai visto gli altri ma va fanculo pure al cassone va ok poi boh, intanto che qua si fanno i pallet andiamoci a vedere gli altri vediamo un po che cazzo succede allora qua il latte non abbiamo fatto niente andiamo a vedere qualche altra produzione di qua vediamo un pochettino visita Ok, ragazzi, come potete vedere, le assi di legno stanno cominciando a funzionare. Per cui, questi pallet che vedete qua sopra non servono a un emerito, cazzo. Ok, i pallet che vi serviranno ve li spawna sotto, bene, buona sapersi. Per cui, qua gli buttate il cippato, e poi come potete vedere. Ci sono i pallettini. Del... Questi qua sono belli, eh. La texture almeno è fatta bene. Ah beh, quello poco ma sicuro. Eh, poi, visitiamo anche questa, così diamo un'occhiata ai pallet della farina. Belli, belli, belli pallet. Però... Non abbiamo autocaricanti, per cui anche qua la farina, ricordatevi, non servirà più il rie, servirà solo il grano e basta. Ok, ora andiamo a vedere questo qui se ci ha fatto qualcosa. Vediamo un po'. No, no, non vuole spawnare, è buggata la fabbrica dei pellet, ragazzi. Non vuole spawnare. Non abbiamo niente da poter fare. Eh, poi i girasole girasole, guarda, gli slot, aumentano con i pellet, ecco i girasoli allora vediamo gli slot. Abbiamo un pellet per ogni parte no, due, due eh, sono sei pellet praticamente: 951. Non mi ricordo sinceramente, però ragazzi, ho risolto qualche problema per oggi, domani. Ma se lo dici tu, rumba, comunque buongiorno. Ma se lo dici tu, non lo so se domani lo risolverà sto problema. E vabbè, e vabbè, e vabbè. Allora. Niente, la fabbrica dei pallet è buggata, ragazzi, non ci possiamo fare niente. Non ci possiamo. Volevo farveli vedere, ma come potete vedere, non abbiamo la possibilità. Ok. Torniamo un attimo a casa. Andiamo a dormire. Abbassiamo sto cazzo di tempo qua. ok c'è da spostarsi talmente troppo che mi sto rincoglionendo pure io a spostarmi va. Oh, non sei stanco al momento che ore sono 18 Ho visto un pallet volare. Eh, fosse solo uno di pallet che vola. Stanno volando tante pallet in giro. Allora, mi sa che alle 19 potremmo andare a dormire, forse. Comunque alle 21 chiude il negozio, eh. Ok. Proviamo a comprare una scemata, la mettiamo al negozio, così andiamo a vedere anche il cancello che si chiude. Allora, un, qualche lag ad andare a 120 con tutte le produzioni attive c'è. Ma però pochissimi lag e eh, sono sopportabili. Allora, andiamo in negozio. Ok. Qualche lag ce l'abbiamo, ma sono sopportabili. A me non solo no, non solo volano anche andando che sulla luna le palette. <ride> Allora, ecco, si sta chiudendo, come potete leggere, si chiude alle 21 e si apre alle 7. Ogni negozio ci avrà il suo, ragazzi, e alcuni mi hanno detto che cambia anche l'ora, per cui attenzione, dormiamo 12 ore. Adesso, quando si dorme, almeno non frizza la mappa, è l'unica. Cosa positiva che ho visto, no purtroppo rumba, ti devo dire che i pellet purtroppo ci sono ancora. Eh, i, I flash che dici tu purtroppo li si vede ancora. Ok, adesso che... Ragazzi, come potete vedere la fabbrica dei pallet, i pallet non li ha fatti. Boh, la produzione c'è. Non ho capito dove cacchio vanno a finire, ma i pallet volano via. Non, non ci sono. I pallet non ci sono. Dovrebbero essere qua, ma come potete vedere non ci sono. Per cui ragazzi, eh, questa fabbrica qui per adesso, vedete che ne ha usato la bellezza di 1400 litri, ma di pallet niente. Niente pallet, dovrei avere un pallet da 88 litri, ma non ne ho, non ho, non ho proprio niente, non ho proprio niente, Beh, a me non funzionano, sono tutti a casa per via del virus. Ma se lo dici tu, rumba, io fossi... Eh, guardate qua cosa succede. Si è ribaltato da solo il cassone, per giunta. No, adesso sta laggando tantissimo. Eh, quando avete tutte quante le produzioni attive con i, pel... con i pellet, vi lagga un casino, vi lagga. Guarda qua come cazzo sta laggando. Mamma mia. E non penso che sia una questione di connessione. Mamma mia, com'è larga sta mappa. Sì, ma il rimorchio prima che andava avanti veloce con la notte non era ribaltato. E quello è il problema. Che vuol dire che sta mappa qua c'è ancora qualche problemino. No, non mi piace. Bocciata. A mio parere bocciata. Bocciata... Guardate come cazzo sta laggando. Guardate come lagga. Lagga tantissimo. No, no, no. Non mi piace proprio per niente. Non mi piace proprio per niente. Uh, se l'altra volta ho detto che era una bella mappa, stavolta la boccio. Non mi piace proprio per niente oggi. Mamma mia. Qui i bancali stanno andando avanti. Qui i pallet stanno andando avanti. Però lì non va. Per cui niente ragazzi. Vi ricordo nuovamente le fabbriche 1, 2, 3, 4 e 5. Qui avete la, il, chiamiamola la trincea per fare la biomassa per fare i, i pellet che non funzionano stalle dei polli stalle dei maiali stalla delle pecore la stalla delle mucche è rimasta dove era e anche la stalla dei cavalli è rimasta dove era sono cambiate qualcosina le come cacchio si chiamano? Le serre: è cambiato qualcosina nell'impostazione delle serre, ma niente di che. E anche qua è rimasto tutto identico. Ma oddio, ragazzi! Per me, rimango su 6. Non, non mi spingo oltre alla sufficienza, ragazzi. Perché è stata peggiorata veramente tanto. Per cui per me è un 6, non di più di così. Non mi voglio spingere. Vedremo se ci sarà qualche altro aggiornamento. Se ci sarà che migliorerà qualcosa, bene. Perché se no, per me rimarrà una mappa da 6. Anche essendo che ha portato le produzioni su PS4. Uh, più che altro uh, uh, no il problema qual è che Dani che voi forse ancora qualcuno non l'ha capito le mappe si testano su pc e di solito le persone che fanno i modder e i mapper hanno pc abbastanza potenti per poter far andare le mappe per cui su pc funziona bene infatti io proverò su pc giusto per avere un'idea ma sul PC funzionerà bene sicuramente perché se lui l'ha mandata è perché a lui i problemi non gliene ha dati. Il problema è quando poi viene trasformata e va, e va messa su console e se io sto laggando che ho una pro, immagino chi non ha una pro i disastri che gli fa. Per quello che secondo me è un 6, non riesci più neanche a correre senza che ti lagga la mappa. Per cui ragazzi, per me è un 6, non mi spingo più di così, eh, mi spiace se qualcuno pensava a qualcosa di più, anche io stesso pensavo a qualcosa di più. Per il resto vi ringrazio per essere stati qua con me, un saluto a tutti, ciao a tutti ragazzi, alla prossima, ciao!